Buonasera a tutti, sono Franca Manuele e ringrazio il Circolo dei Lettori di Torino che ci ospita per questo incontro che abbiamo voluto con Franco Carrer e Fabio Levi per salutare Anna e ricordarla a un anno dalla sua morte. Ricordo il suo sorriso che andava dritto al cuore e la sua gioia quando incontrava un'amica, un amico. Sono qui con Barbara Berruti, Guido Crainz e Fabio Levi, che ci parleranno di tre suoi libri che hanno lasciato il segno nella storiografia italiana. Vogliamo cominciare a ricordarla così, con il linguaggio della storica, che ha innovato la pratica della ricerca sul campo e che ha voluto le donne nella storia. Le 200 interviste alle donne di In guerra senza armi segnarono una svolta. Vite raccontate, soggetti veri, non fondali. Anna non è mai stata una storica tradizionale. Nel 68 era una giovane assistente alla facoltà di magistero di Torino, dove l'ho conosciuta. Aveva assunto lo sguardo degli studenti per vivere in prima persona quel cambiamento epocale. Poi militante di lotta continua e di quegli anni ci consegna in A colpi di cuore un'analisi lucida e coraggiosa. Infine la storica, femminista, appassionata, rigorosa, mai conformista. Tema dell'ultima sua ricerca, il sangue risparmiato, dove le guerre non sono fenomeni naturali, ma responsabilità di uomini. Se non si possono fermare, diceva Anna, si può almeno ridurne il danno. Se scorriamo la sua bibliografia, ci rendiamo conto dell'ampiezza di orizzonti che ha caratterizzato la sua ricerca. Ma il filo rosso è sempre costituito da donne e violenza, i due temi che le stavano a cuore. I tre libri che proponiamo segnano le tappe di questo percorso che arriva fino ad oggi, con un messaggio di commiato che vogliamo raccogliere. Le donne devono contare nella storia, perché oggi, come ieri, sono le più adatte a ridurre il danno che la violenza opera nella società. Io per ora mi fermo qui, do la parola a Barbara Berruti, ricercatrice all'Istoreto di Torino, nel cui comitato scientifico Anna ha lavorato nel corso di questi degli ultimi anni. Grazie, io vi ringrazio moltissimo per avermi invitata qui oggi a ricordare Anna e a parlare del libro In guerra senza armi, che pubblicò insieme ad Anna Maria Bruzzone per la terza, la prima edizione è questa, è del 1995, un libro che ha segnato una stagione e, come diceva prima Franca, ha inaugurato proprio un filone di studi. Sono molti i temi che nel libro vengono attraversati, io mi soffermerò solo su alcuni punti. In particolare vorrei riflettere brevemente sul contesto in cui nasce il volume, che ci aiuta a capire anche come le autrici si muovono e perché affrontano certi temi, e poi ovviamente sul cuore del volume, cioè la volontà di portare le donne fuori dal cono d'ombra in cui la storiografia le aveva relegate per 50 anni, recuperando le loro memorie e restituendo un significato politico al loro agire. Il contesto. Allora, il libro viene pubblicato nel 1995, è un anno molto significativo principalmente per due ragioni. È il 50° anniversario della Resistenza, è un anniversario che tiene conto di una nuova prospettiva della storiografia sul tema. Prospettiva che è stata aperta dagli studi di Claudio Pavone, che è attento alla soggettività dei protagonisti, alle scelte, alle motivazioni, ma è anche un momento storico caratterizzato dalla presenza di nuove guerre
che hanno un forte impatto sull'opinione pubblica e sul sentire collettivo. Nel 1989 era caduto il muro di Berlino, si pensava che la guerra fredda fosse definitivamente archiviata ed è così, ma si scatenano nuovi conflitti in scenari diversi e mi riferisco in particolare alla prima guerra del Golfo e poi all'inizio delle guerre nell'ex Jugoslavia. Ecco, le autrici interagiscono fortemente con questi elementi fin dall'inizio perché soggettività, scelte, motivazioni delle donne sono rimaste nascoste per quasi un cinquantennio e perché con la guerra del Golfo riemergono stereotipi di lungo periodo relativi proprio al tema donne e guerra. Qui, infatti, in quella guerra del 1991, per la prima volta le donne combattono e sono inquadrate nell'esercito regolare di un paese occidentale, gli Stati Uniti. Nel secondo conflitto mondiale le uniche donne combattenti erano state le sovietiche, diciamo arruolate in eserciti regolari, perché poi le resistenti erano dentro movimenti di liberazione che però nascevano clandestini e su base volontaria. Ecco, l'episodio della cattura di alcune soldatesse e la reazione dell'opinione pubblica diventa l'occasione per mettere subito in luce come il rapporto tra donne e guerre sia ancora e sempre segnato da considerazioni di natura morale. Il carcere non è il posto per le donne, c'è il rischio che le donne vengano violentate, che si ripropongono anche in queste guerre di fine millennio. Le donne soldato sfondano inoltre un confine, quello che consente l'ingresso alla sfera militare e questo rompe apparentemente, definitivamente, uno degli stereotipi di più lungo periodo, quello che associa la donna al materno e quindi naturalmente alla pace, in opposizione alla triade maschio-soldato-guerra. Tuttavia, cosa che poi è tipico di Anna e di tutti i lavori di Anna, no? In questo caso le autrici ci mettono subito in guardia sulla complessità di questo passaggio. Sembra qui che vi sia, come in tutte le guerre, un momento di accelerazione verso forze di emancipazione dei ruoli di genere tradizionali, ma in realtà non è così. I ruoli non mutano realmente perché lo spazio del privato resta totalmente femminile e la guerra del Golfo lo dimostra ancora, no? Altre donne si occupano di quello che le donne non possono fare perché sono in guerra. Le autrici scrivono che è nello spazio domestico che risiede il primo terreno di organizzazione della disparità e lo spazio domestico è quello della pace. È per questo, quindi, che nonostante i processi di accelerazione che si sono verificati durante i conflitti, è solo in tempo di pace o in situazioni di conflitto poco militarizzato che ci sono stati cambiamenti più significativi. Anche qui c'è molto del pensiero che Anna svilupperà poi in seguito. Due elementi in particolare. La guerra è violenza, la violenza è sempre agita sui corpi fisici delle persone e nella violenza e nelle donne questa violenza ha una sua specificità, che non è maggiore o minore rispetto a quello che succede agli uomini, ma è diversa. E il secondo elemento è che anche la pace può essere un motore importante di cambiamento e forse andrebbe indagata di più e Anna poi cercherà di farlo. Ecco, quindi capite che questo contesto non è solo cornice, no? Ma è parte integrante delle riflessioni delle autrici che poi in questo volume affrontano il secondo conflitto mondiale, sollecitando memorie ancora forti ma poco esplorate. Al centro della ricerca le donne che fino a quel momento sono rimaste nell'ombra. Questo è una volontà forte di spostare i riflettori sugli esclusi dalla grande storia. Non lo avevano fatto entrambi in modo diverso, entrambe già in passato in modo diverso. Bruzzone aveva pubblicato negli anni 70 insieme a Rachele Farina La Resistenza Taciuta e Anna Bravo nel 1987 insieme a Daniela Jallà aveva dato voce a un racconto corale di 212 testimoni che erano stati nei campi di sterminio nazisti. 212 tra uomini e donne, il volume era La vita offesa, in cui anche lì al centro il problema era quello di porre una memoria nazionale che non riconosceva spazi certi a tutte le memorie e a tutte le esperienze. E quello che vuole fare Anna è proprio restituire memoria e voce a tutti i protagonisti di quella storia. Come farlo però? Allora, in quegli anni viene incontro il metodo della storia orale, no? Un metodo di lavoro che poi
lo ricordava prima Franca, accomuna queste esperienze, sia quelle legate alla deportazione, sia poi quelle legate alla deportazione delle donne. Il metodo prevede appunto le interviste, la costruzione di archivi di memorie, le fonti poi vengono attraversate dalla ricerca e l'esito finale è la pubblicazione. Ecco, questa operazione che era stata fatta per i deportati viene eseguita uguale, cioè con la stessa metodologia, anche in questo lavoro sulle donne, perché anche la memoria delle donne non è un patrimonio condiviso. Esse hanno faticato a lungo ad accettarsi come agenti di storia ed essere scaraventate improvvisamente in quegli anni, nell'anno della guerra, nella dimensione pubblica e militare, non le ha aiutate a sviluppare questa consapevolezza e poi a saperla gestire nel tempo, anche nel tempo del dopoguerra. A lungo la resistenza delle donne è stata raccontata come normale, gli è stato attribuito un carattere anonimo, collettivo, no? Quello che allora facevano tutte è il titolo di un archivio, è il titolo di un articolo che Ada Gobetti pubblica nel 1950. Ecco, le riflessioni di Anna in quegli anni nascono proprio in opposizione a questa visione. Lei vuole restituire alle donne in guerra, lei insieme ovviamente a Anna Maria Buzzone, tutta la loro identità, svincolando il loro agire da una lettura politica e istituzionale tutta maschile. Allora, rispetto al tema dell'identità, Bravo e Buzzone dicono che il problema è stato posto con grande chiarezza nel 78, quando Lidia Menapace ha una trasmissione radio condotta da Rossana Rossanda, e scusate, lo cito perché mi fa piacere anche in questo contesto ricordare queste due donne che ci hanno lasciato in questo anno, entrambe. Ecco, Lidia Menapace diceva che ci sono poche donne visibili per la loro partecipazione alla resistenza e queste donne non sono rappresentative di tutte le altre, che restano nell'ombra, non hanno volto, non hanno nome, non hanno identità. In questa affermazione c'è il riconoscimento di un dato di fatto e c'è un'indicazione di ricerca, e questa indicazione di ricerca viene raccolta in quel momento, no? Ed è, le autrici le accolgono e va anche al di là della discussione fra resistenza armata e resistenza civile. Bravo e Bruzzone restituiscono nomi, restituiscono storie, mettono al centro tutte le donne a cui riconoscono un ruolo. In questo libro si parla di ebree, di partigiane, di deportate politiche, di donne che hanno combattuto senza armi, ma anche di donne, per esempio, che hanno passato la guerra chiuse in un ospedale psichiatrico. Ecco, il cuore del libro sono loro e alle loro azioni si dà valore nel tempo eccezionale della guerra. Per far uscire le donne dall'ombra, però, e restituirle alla storia, bisogna trovare i concetti giusti, no? E questa è anche la difficoltà e la complessità di questo lavoro. Bisogna trovare dei riferimenti non politici, non tradizionali. Ecco, anche in queste riflessioni troviamo poi molto delle ricerche e degli studi di Anna anche poi successivi a questo libro. Le autrici riprendono Todorov, riprendendo proprio la differenza che egli fa tra etica della convinzione, che più ha ancorata idee ispiratrici, e l'etica della responsabilità, che giudica non a priori, ma dalle conseguenze dell'agire. E ancora indicano due tipologie di condotte morali, senza, cosa che è tipico poi anche di Anna, no? Senza dire che una sia migliore dell'altra, ma dice ne esistono due. Esiste una morale del sacrificio, quella che mette in conto che la redenzione possa esigere il sangue, e invece una morale del rischio, e qui cito, perché dicono una morale del rischio senza sacralità né violenza, in cui si affrontano pericoli calcolati per prendersi cura della vita e della dignità di altri esseri umani, ritenuta più importante del programma politico. Il che non significa non avere un programma, un progetto politico ovviamente, ma questo si aggiunge un complemento di umanità, ed è questo che alla fine su tutto interessa ad Anna, no? La capacità di molte donne di passare dai principi all'individuo come principio, anche in quel contesto così violento. Cioè il fatto che ci sia sempre, anche nello scenario estremo della guerra, la possibilità di fare scelte diverse. Sappiamo che poi questo tema lo svilupperà in seguito. Ecco,
questo è lo spirito in cui le autrici si muovono, in cui secondo le autrici si muovono molte donne, seguono l'etica della responsabilità, si appellano alla morale del rischio e questo restituisce al loro agire un significato politico. Anche qui il termine però va inteso in senso non specialistico, ma nel senso di un agire insieme per dei fini sovraindividuali. Ecco, questa interpretazione consente di dare significati totalmente nuovi a molti episodi avvenuti durante il secondo conflitto mondiale. Io ne cito uno in particolare, perché è quello relativo all'8 settembre ed è sicuramente uno dei temi più noti, più citati e ripresi di questo libro, no? Il maternage di massa, quando le donne si rendono visibili e sottraggono gli uomini all'esercito più potente d'Europa vestendoli con abiti civili. Non è naturale, è una forma di resistenza e loro insistono molto, è una presa di posizione politica contro uno Stato di cui non si riconosce più la legittimità. E il gesto, anche da un punto di vista simbolico, è fortissimo. Le donne cambiano lo status all'individuo, cioè lo trasformano da soldato in civile. Solo lo Stato aveva potuto fare il contrario, cioè trasformare il civile in soldato. Facendo questa operazione, le donne mettono in salvo. Ecco, emergono qui di nuovo elementi molto caratterizzanti, poi anche gli studi successivi di Anna, no? Per esempio la sottolineatura delle capacità di molte donne di saper leggere, interagire con il territorio che abitano, no? Oggi diremmo che sviluppano un'intelligenza emotiva che fa sì che esse si mettano in condizione di ridurre il danno per sé e per la comunità dove vivono. Quindi le donne, le deportate, le resistenti, quella con le armi e senza le armi, sono al centro di una narrazione dove essere rifiutata è proprio la categoria della normalità, dove si recupera una lettura politica di gesti femminili che aiuta proprio a districare l'opera delle donne da tutto quello che finora l'ha nascosta. Oltre all'individuazione di categorie diverse per far emergere queste storie, c'è però un altro elemento, cioè bisognava chiedere a queste donne di raccontare e poteva farlo solo un'altra generazione di donne, la generazione delle donne che erano nate durante la guerra e che avevano una storia politica anche femminista, come aveva avuto Anna, no? E perché le donne c'erano passate attraverso il femminismo, attraverso una serie di movimenti politici come aveva fatto Anna, perché le donne della generazione precedente erano legate a forme di politica molto più tradizionali e quindi faticavano a riconoscere questo tipo di resistenza, questa partecipazione alternativa. Probabilmente la sentivano riduttiva anche, troppo vincolata a compiti tradizionali. E questa dimensione dell'ascolto è di nuovo una dimensione fondamentale che apparteneva molto a entrambe le autrici. Esse dicono non si ricorda da soli e quindi proprio importante questo momento anche empatico tra donne di generazioni diverse che si raccontano, che restituiscono la loro storia. Un'ultima considerazione: perché tutto questo interesse? C'è ovviamente un interesse molto profondo, lo ricordava anche Franca, per le donne, ma anche per le persone che hanno fatto la storia, perché la storia è fatta di persone, di individui, e poi c'è un'attenzione alle conseguenze politiche di quello che si fa o che non si fa. Allora, lo scarso riconoscimento, la svalutazione dell'agire delle donne si è riflettuta sulla Costituzione, ha creato delle fratture fino all'origine della Repubblica, perché all'uguaglianza dei diritti politici, noi sappiamo che le donne ottengono il diritto di voto, votano e possono essere votate, ma se alle urne cedono in massa, poi alla politica attiva approdano in poche, non corrisponde per esempio per tanti anni un'uguaglianza interna alla famiglia e anche nel lavoro la parità dei diritti ancora oggi sappiamo una strada molto lunga e la pandemia non fa che confermarcelo. Ecco, il problema è proprio l'enfasi che una società ancora prevalentemente patriarcale alla fine della guerra ha posto sulla donna come sposa, come madre, sui ruoli tradizionali, riconfermando tutta una serie di stereotipi e mettendo tra parentesi i diritti individuali. E su quest'ultimo tema anche Anna ha continuato a insistere e forse è da qui che dovremmo ripartire anche noi. Grazie. Grazie Barbara. Ora torniamo a un passato di Anna.
a cui lei pensa e ripensa e dopo 40 anni ci consegna quell'analisi così folgorante. E di questo ci parla Guido Krajnc, storico, curatore di libri che hanno ospitato gli ultimi scritti di Anna. A te, Guido. Grazie. Ma il libro di cui parlo, insomma, da cui prendo spunto, A colpi di cuore, storia del 68, è del 2008 ed è sicuramente un libro che resta. Resta come lezione di metodo, resta per quello che dice, resta per le piste di riflessione che apre, per le domande e le chiavi interpretative che lo caratterizzano. È un libro trasversale, felicemente onnivoro. Sguardo trasversale, scrive Anna. Vuol dire ballare sul filo della dispersione, dell'azzardo, ma qui è davvero un bel ballare. Non è un libro facilissimo da sintetizzare perché impedisce le semplificazioni. Non mi fu facile per questa ragione recensirlo su Repubblica, come feci con molto piacere quando uscì. È un libro segnato, ma non imprigionato dal vissuto generazionale. È intriso di soggettività, è Anna, insomma, ma pieno di domande sui limiti della soggettività, accompagnato dall'azione, segnato dall'attenzione al contesto, per dir così, ma con riserva. Niente storia senza contesto, scrive Anna, ma anche niente storia con troppo contesto, e naturalmente si riferisce ai troppi casi in cui il famoso contesto è utilizzato per giustificare errori, se non crimini. È un libro sulle memorie generazionali. Ma in due sensi, su quello che dicono e anche su quel che rivelano nel momento stesso in cui deformano la realtà. Ed è anche, e direi forse soprattutto, un libro sull'amore e sul dolore. È un libro di storia culturale e al tempo stesso di riflessione etica che si muove fra Italia, Europa, Europa occidentale, Europa orientale, Europa e America, ma con una straordinaria capacità di rivisitare esperienze e vissuti, ma anche con la capacità di tenere al centro grandi nodi impegnativi e interpretativi. Il rapporto fra responsabilità individuale e responsabilità collettiva, i nessi fra passione e ragione, il rapporto fra generazioni, generi e modernità e, naturalmente, non ultimo, il tema della violenza. Al tempo stesso è una ricerca specifica che si muove fra due poli in qualche modo estremi, anche se connessi. Da un lato si sottolinea la rottura salutare dei movimenti giovanili, rivisitando però criticamente l'autoraccontarsi di una generazione, della sua e della mia generazione, seppur nelle differenze di età, anche sfidando vulgate consolidate. D'accordo, scrive Anna, 68 come felicità pubblica. Il coincidere di felicità individuale e felicità collettiva, termine che è stato ripreso da Hannah Arendt a suo tempo. È vero, o quasi, scrive Anna, ma solo per una scheggia di tempo. E per chi? E per quanti? E passa subito a un altro paterno, a un altro centro di quel racconto di sé, secondo cui i movimenti avrebbero perso sul piano politico, ma vinto sul piano del costume, della cultura e così via. Certo, dice Anna, è forte la memoria di una trasformazione, di una grandissima trasformazione, ma in quella memoria rimane una cicatrice, il dubbio di avere vinto male. Non può essere rimosso, in altri termini, l'interrogarsi sulla qualità dei processi che si sono poi affermati e anche quel partire da sé che sembrò la via per, forse lo era, per rifondare la politica, è sottoposto al vaglio critico. È un sé maschile. Dice a più riprese. Dalle categorie del 68 la differenza femminile non era compresa. Vi è certamente, questo vorrei insistere un attimo, perché vi è certamente senza se e senza ma la sottolineatura di una straordinaria effervescenza, un elemento di fedeltà con il sé di allora. Del 68 si può dire tutto, scrive, ma non che non fosse desiderabile esserci. Ecco, questo però, questo elemento di centrale, insomma, di riferimento, non impedisce di indagare a fondo la natura di quell'effervescenza.
un'effervescenza feconda, ma al tempo stesso inadeguata a misurarsi con contraddizioni profonde, ed esposta anche a deformazioni che ne avrebbero limitato la potenzialità e avrebbero anche alimentato derive negative, su cui Anna non chiude certo gli occhi, su cui richiama con forza l'attenzione, come vedremo fra un attimo. E stravolgendo anche qui la Vulgata, stravolgendo a modo suo, diciamo, la Vulgata che ho ricordato, Anna scrive anche su questo terreno che tutto sommato gli anni 68 hanno perso bene, e proprio sul terreno su cui avrebbero inciso meno, cioè la politica. Hanno inciso invece, dice giustamente Anna, non per il loro progetto, ma per aver introdotto un criterio, un'idea più ampia di cittadinanza e di diritti. Ecco, se questo è un polo importante della riflessione, all'altro polo vi è non solo e non tanto il terrorismo, quanto il nodo in sé della violenza. Compare nell'ultimo capitolo, dice nell'introduzione Anna, ma in realtà è quello che mi stava più a cuore, quello di cui volevo più parlare. Con un discrimine netto che Anna indica scegliendo parole di Andrea Casalegno. Si può cambiare, e molti l'hanno fatto senza sbandierarlo troppo, ma non si può diventare ex assassini, per la stessa ragione per cui non si può mai diventare ex madre. Un discrimine netto, appunto. E oggetto privilegiato di indagine non sono gli assassini, per dir così, cioè, ma la violenza non è chi ha versato il sangue, ma la violenza di chi è rimasto al di qua dello spartiacque. O meglio, oggetto privilegiato è il confine fra la violenza terroristica, appunto, l'assassinio, e il fermarsi prima di quella soglia. Un confine che, come tutti i confini, è separazione, ma al tempo stesso contiguità. Anche in questo caso, e Anna ci insiste, pratiche violente e pratiche armate non sono direttamente assimilabili, ma al tempo stesso non sono prive di legami, di zone di confine, appunto. E Anna prosegue. Instaurare una continuità fra 68 e terrorismo è un'operazione ideologica, non storiografica. Serve poco a capire quegli anni. È altrettanto debole, se non infondata, l'idea del 68 come età dell'innocenza. I riferimenti teorici, sottolinea Anna, prevedevano la violenza. I simboli e i popoli più amati erano uomini e popoli in guerra. Ecco, questo è un nodo su cui insiste in più forme. In Italia, in America e altrove, i movimenti adottano inizialmente forme di lotte pacifiche, la violenza è un'eccezione. Di lì a poco sarà vero il contrario. E il peso di contesti nazionali e internazionali durissimi non basta, non ci esime dall'interrogarci sulle scelte soggettive che portarono all'adozione di alcuni modelli e all'appannamento di altri, con il privilegiamento appunto di quelli armati e il quasi totale disinteresse per le suggestioni che potevano venire dai grandi esempi del pacifismo internazionale. È il terreno su cui si muoverà la Conta dei Salvati, di cui parlerà Fabio, ma rileggendolo e avendo letto a suo tempo e recensito anche la Conta dei Salvati, ci ho ritrovato anche qui i germi, li si tocca con mano in certe parole, in certi passaggi, in certe anticipazioni. Una grande omissione, quindi, questo tema, i temi del pacifismo e così via. Ma le grandi omissioni del 68 sono in realtà due, almeno due. Disinteresse per le suggestioni del pacifismo, certo, ma disinteresse anche per il dissenso nell'Europa centro-orientale. Negli anni 68, sottolinea Anna con molta ragione, è forte la sensibilità nei confronti degli oppressi, ma non tutti gli oppressi sono uguali. Cioè non tutti gli oppressi hanno diritto al compianto e neppure ai diritti democratici, sono parole di Anna. Dopo il 56 ungherese, Solženicyn e la stessa Praga, continua, la realtà dell'est europeo non può essere ignorata, non può essere considerato un particolare secondario, ma quell'enorme giacimento di sofferenza è il meno sentito dei mali del secolo, sono anche qui parole di Anna. Ecco, al centro della riflessione vi è il paradosso
di un movimento che nasce sinceramente democratico, sinceramente libertario, portatore di vere ansie di democratizzazione, ma al tempo stesso carente di una reale cultura democratica e quindi esposto alle insidie dell'ideologia. Parte da qui il filo che porta ai suoi ultimi lavori, i progetti che abbiamo condiviso, sui due 68, una differenza fra il 68 dell'Occidente e dell'Europa centro-orientale che diventa separazione. L'ultima volta che ho visto Anna è stato proprio lì, al Circolo dei Lettori a Torino. Presentavamo, c'era anche Fabio e altri, il 68 sequestrato, un libro che facemmo assieme. E l'ultima mail che ho ricevuto da Anna, pochissimo prima della sua scomparsa, poche ore direi della sua scomparsa, prima della sua scomparsa, riguardava il calendario civile europeo, in cui Anna proseguiva questa riflessione sui 268, su una differenza che diventa colpevolmente, per colpa nostra, insomma, separazione. Ecco, quel paradosso, movimento sinceramente libertario ma privo di una cultura democratica, ritorna in più forme. In qualche modo, con altre accentuazioni, con altre intonazioni, ritorna anche nelle pagine che si interrogano sul rapporto fra 68 e femminismo, sulle contraddizioni e sulla tensione, più che sulla parentela fra essi. Anche a voler ammettere che il femminismo degli anni 70 nasca dal 68, annota Anna, né semmai figlio non previsto, non voluto, in qualche modo anche avversato. E, come ho già detto e come però sottolinea con forza in più punti, il sé da cui si parte nel 68 è un sé declinato al maschile, altra spia di un universalismo solo apparente. Ecco, è impossibile qui seguire più da presso il libro nel suo ripercorrere fasi e problemi del femminismo, origini di lungo periodo e sviluppi tumultuosi, rovelli, contraddizioni, talora rimozioni. Il libro considera la più generale storia delle donne disseminata, sono ancora parole di Anna, di eredità senza testamento, cioè senza destinatari nei canali ufficiali, ma anche di testamenti senza eredi, cioè di patrimoni culturali che rischiano di andare dispersi. E sappiamo quanto sia vero. Almeno un aspetto però va segnalato: il rigore con cui il rigore e la passione con cui vengono posti i problemi connessi alle discussioni degli anni 70 e 80 sull'aborto, un'esperienza che oscilla fra la categoria della violenza e quella del dolore, scrive Anna. È richiamato anche qui il contesto, cioè la realtà veramente disumana dell'aborto clandestino e le ragioni dell'impegno culturale, civile e politico per introdurre tutele e norme di legge. Ma sono indagati al tempo stesso gli elementi di insensibilità che in quell'impegno talora affiorano. È la cognizione del dolore ad essere interrogata. È il dolore del feto. Sono parole di Anna e ci volevano coraggio intellettuale e passione di nuovo per scriverlo. Ed è interrogata al tempo stesso la rimozione dell'angoscia per quel dolore. Dietro il silenzio, osserva Anna, vi era il peso di vecchie forme mentali, il primato di quello che è compiuto e completo su quel che è parziale e liminale, la cecità verso il dolore non detto, non dicibile, non accertabile completamente. Porta a fondo un elemento emerso anche in modo diverso nella riflessione di Anna Rossidoria, un'altra amica che non c'è più e che mi viene naturale ricordare qui. La ricchezza della riflessione femminista, ha scritto alla Rossidoria, fu in qualche modo messa ai margini dalla successiva politicizzazione della campagna per l'aborto, che lo ridusse a una sorta di diritto civile, rimuovendo le grandi questioni sullo sfondo. Ci si trovò lacerate fra la gioia collettiva dei grandi cortei e il dolore individuale dell'esperienza dell'aborto. Il personale e il politico sembravano nuovamente divisi. Ecco, sono parole convergenti, mi sembra, con quelle che troviamo in A colpi di cuore, anche se con sfumature diverse, come ho detto, e mi ha fatto molto piacere che due amiche che ho stimato molto convergessero in questa difficile riflessione. Ecco, si potrebbe continuare davvero a lungo, ma naturalmente
La vera continuazione sta nelle riflessioni che a colpi di cuore continuerà a stimolare per moltissimo, moltissimo tempo ancora. E anche di questo, oltre che di molto altro, le siamo molto grati. Grazie. Grazie a Guido che ci ha parlato del rigore e della passione di Anna. E ora l'ultimo libro. A Fabio Levi, storico, collega e amico di Anna. La parola. Grazie Franca. Io credo che abbiamo fatto bene a mettere in questo ordine i tre libri di Anna di cui vogliamo parlare, perché è l'ordine cronologico, ma nello stesso tempo è l'ordine che ci consente di apprezzare nel modo migliore lo sviluppo di un pensiero, di riflessioni che si sono via via succedute nel corso del tempo. Io parlerò del terzo libro della nostra scelta, un libro che Anna ha avuto difficoltà a intitolare. Io me lo ricordo, ne avevamo parlato diverse volte, perché i temi erano nuovi, perché il punto di vista non era un punto di vista tradizionale. Comincio dal sottotitolo. Il sottotitolo è «Dalla grande guerra al Tibet, storie di sangue risparmiato». È un modo di raccontare la storia del Novecento, che come sappiamo è una storia di violenze, di genocidi, di guerre, non solo di questo ovviamente, da un punto di vista completamente diverso, da un punto di vista che praticamente capovolge l'ottica tradizionale. E arrivo poi al titolo. Anche il titolo ha una sua specifica originalità. Il titolo è La conta dei salvati. Questo titolo è quasi un programma, un'esortazione a cercare, a studiare le condizioni che hanno favorito la salvezza in un secolo che invece ha prodotto tantissima, tantissima violenza. Ma prima di entrare nel merito di questo libro vorrei fare un passo indietro, vorrei dire qualcosa di quello che è capitato prima, delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo dei ragionamenti di Anna che poi sono sfociati nel libro di cui stiamo parlando. Ovviamente non parlerò di tutto, come non è possibile raccontare un'amicizia che è durata 50 anni e che è stata uno straordinario privilegio. Voglio parlare solo di tre di quelle condizioni. La prima è la sensibilità che Anna ha sempre avuto, e me lo ricordo da tanto tempo fa, alla critica radicale a una visione patriottica e militarista della Grande Guerra. È molto difficile distinguere nel caso di Anna fra il suo lavoro come storica, come studiosa e alla sua militanza politica. Ci sono state nel tempo numerose occasioni in cui ci si è mobilitati contro quella visione della Prima Guerra Mondiale e Anna ha lavorato in specifico su questo tema, in particolare cercando di raccontare che cosa è stata quella guerra dal punto di vista di chi l'ha vissuta in prima persona, dal punto di vista di chi ne ha subito le conseguenze più terribili. Io mi ricordo di aver visto proprio a casa sua tanto tempo fa un libro da cui sono partiti molti ragionamenti, il libro di Forcella e Monticone intitolato Il plotone di esecuzione, che per l'appunto dava conto per la prima volta del punto di vista dei soldati, di quelli che sopportavano con estrema difficoltà le conseguenze della guerra. Ma mi ricordo anche di altri libri, i libri di Lead oppure i libri di Snenghi che Anna ha seguito con grande attenzione nel corso del tempo, sviluppando il proprio punto di vista sulla Prima Guerra Mondiale. Mi ricordo anche della sua attenzione, che è riflessa in modo evidente nel libro di cui vi parlerò fra poco, la sua attenzione sulla necessità di non guardare esclusivamente alle cause della Prima Guerra Mondiale come se
quell'evento fosse un evento, fosse stato un evento assolutamente inevitabile, no? Ma di guardare alle origini di quella guerra e alle condizioni che in qualche modo possano averla favorita. Apro una parentesi, Anna ha scritto un bellissimo manuale di storia per le scuole superiori e in questo manuale dedica, a differenza di tutti gli altri manuali, ben due capitoli alla Prima Guerra Mondiale, proprio perché la Prima Guerra Mondiale è il punto di avvio del nuovo secolo. Studiando la Prima Guerra Mondiale si capiscono molte cose di quello che sarebbe successo dopo e parlare della Prima Guerra Mondiale significa affrontarla da molti punti di vista e quindi bisognava come dire, impiegare molte più pagine di quello che normalmente non si faccia. La seconda condizione che mi interessa sottolineare, e qui rinvio alle cose che diceva Barbara prima, è al rapporto fra non violenza e femminismo, alla riflessione di Anna e lo studio di Anna sul ruolo delle donne nella storia, in particolare al lavoro sulla resistenza italiana, a quello che Anna ha scritto sui temi della resistenza civile, ma non insisto perché Barbara ci ha già spiegato molte cose in proposito. Vorrei invece sottolineare una terza condizione importante, cioè l'attenzione che Anna ha sempre mantenuto per quello che stava succedendo intorno a lei, intorno a noi, in particolare alla ripresa delle guerre dopo, in particolare dopo l'89, già Barbara ne ha accennato, ma forse c'è qualcosa da aggiungere, cioè che il problema non è soltanto il problema delle guerre, ma è il problema del terrorismo ed è il problema degli stati terroristi, in particolare dello Stato islamico, su cui Anna ha riflettuto a lungo. Ma guardare alle guerre significa anche guardare alla debolezza del punto di vista delle democrazie, in particolare delle democrazie occidentali, di fronte a un fenomeno che per molti è nuovo, è un fenomeno che rimanda diciamo alla prima metà del Novecento e che per molti decenni è stato risparmiato, in particolare ai paesi più fortunati dell'Europa occidentale. Le democrazie occidentali hanno difficoltà, dimostrano di non avere gli strumenti per riuscire a reinterpretare adeguatamente il fenomeno della guerra. L'altro aspetto che Anna interessava particolarmente erano le rivolte non violente che via via si sviluppavano nel corso del tempo. Penso ad esempio alle primavere arabe, o penso a quello che è successo in Ucraina, o penso a quello che sta succedendo adesso in Bielorussia, che credo a Anna sarebbe interessato moltissimo. Il problema di fronte a questi episodi qual era e qual è? È possibile che tutte queste mobilitazioni finiscano male? È necessario che diano luogo, come è successo troppe volte, a nuove violenze e alla fine delle speranze che sono nate in quelle occasioni? Vi ho detto qualcosa sulle condizioni che preparano il libro. Volevo dirvi invece qualche cosa su questo libro. In particolare volevo sottolineare come questo libro abbia due presupposti fondamentali. Il primo è una visione della storia come qualcosa di molto diverso da quanto troppo spesso, per esempio, ritroviamo nei manuali proposti agli studenti. La storia non è il regno della necessità. La storia è un campo straordinario e amplissimo di possibilità che stanno di fronte ai soggetti, e i soggetti devono scegliere, devono decidere secondo la propria responsabilità. Il secondo presupposto è che la storia non è solo storia di guerre. Sembra una banalità, ma non lo è, perché contro questo punto di vista Anna ha dovuto combattere con grandi difficoltà e assumendo un atteggiamento che possiamo definire radicale. Anna era radicale nei suoi punti di vista,
E qui ha cercato di ribaltare il modo più tradizionale di considerare la storia come storia, di guerra. Bisognava cambiare prospettiva, per esempio bisognava guardare a un fenomeno che si è riproposto molte volte, ma di cui gli storici si sono occupati troppo poco, cioè al fatto che in molti casi si è cercato di rimandare le guerre e a volte rimandando una guerra si è riusciti ad evitarla, non sempre, nel caso della Prima Guerra Mondiale, per esempio, questo non è potuto accadere. E poi bisogna anche saper guardare a chi durante una guerra, magari fra i combattenti, interviene per cercare di limitarne la distruttività. Per esempio i militari che nelle trincee della Prima Guerra Mondiale cercavano di stabilire delle tregue tacite con gli avversari per, non dico migliorare la loro condizione, ma per evitare di dover morire immediatamente il giorno successivo. Ora, che cosa ha fatto Anna nel suo libro? Anna ha cercato di mettere alla prova questi punti di vista, alla prova di situazioni specifiche e di particolare rilievo nella storia recente. Per esempio l'India di Gandhi, il movimento per l'indipendenza dell'India dalla Gran Bretagna, oppure, lo abbiamo sentito prima da Barbara, l'Italia della resistenza civile, o la Danimarca che durante la guerra è riuscita a salvare, mobilitando gran parte del suo popolo, ma anche il proprio re, è riuscita a salvare moltissimi, quasi tutti gli ebrei danesi, consentendo loro di imbarcarsi per la Svezia. Oppure quello che è successo nel Kosovo di Rugova o nel Tibet del Dalai Lama, che si è trovato e continua a trovarsi a dover combattere contro una potenza incomparabilmente superiore rappresentata dalla Cina. Ora, Anna ha lavorato su questi esempi, su queste situazioni specifiche. Non starò ovviamente a riprendere i suoi ragionamenti, se non per una questione che a me sembra particolarmente importante e particolarmente originale. Anna si è occupata di ragionare sulle, diciamo, sulle forme di resistenza non violente e ne ha individuate fondamentalmente due. La prima è quella delle grandi campagne non violente, quelle di Gandhi, di Rugova, del Dalai Lama, grandi campagne che richiedevano grandi maestri, che richiedevano azioni esemplari per garantire una mobilitazione amplissima da parte della popolazione, campagne che guardavano lontano, ma campagne condotte al prezzo di sacrifici immensi e a prezzo di molto, molto sangue. Anna si occupa anche di una seconda forma di resistenza non violenta, che è quella che lei definisce la pratica del sangue risparmiato. Qui non si tratta di grandi campagne, si tratta in molti casi di azioni intermittenti, sporadiche, che mobilitano molti meno individui, che mobilitano anche uomini e donne senza potere, magari uomini e donne che stanno combattendo come i militari della Prima Guerra Mondiale di cui parlavo prima. È un lavoro di formica, dice Anna, è un lavoro che cerca di salvare vita per vita. È un lavoro che spesso è condotto anche non soltanto da uomini senza potere, da uomini e donne senza potere, ma anche da uomini con il potere, quelli per esempio diplomatici, ministri, che cercano di evitare lo scoppio di una guerra o di ritardare lo scoppio di una guerra. Entrambe quelle forme di resistenza comportano dei rischi molto gravi. La prima forma di resistenza, quella delle grandi campagne non violente, comporta il rischio, dice Anna, di vincere in un cimitero, cioè di pagare un prezzo troppo alto. La seconda forma di non violenza comporta un rischio diverso, il rischio di rimanere chiusi entro limiti troppo ristretti, di un egoismo riferito a se stessi o a pochi altri,
e questo può produrre frustrazione e sconforto. Ora, queste due forme di resistenza, secondo Anna, devono essere necessariamente distinte, tenute separate fra di loro, quantomeno dal punto di vista concettuale, anche se non devono essere opposte l'una all'altra, anzi quelle forme di resistenza sono molto spesso intrecciate fra loro, sono parte di una realtà complessa, di una realtà dove la vittoria o la sconfitta sono sempre parziali. Anna aveva una preferenza, era particolarmente attratta dalla seconda delle due forme di resistenza di cui parlavo, e su questo tema stava continuando a lavorare, stava cercando sui giornali, sui mezzi di comunicazione, da qualunque fonte riuscisse a ottenere le informazioni riguardo a episodi di diciamo resistenza finalizzata al salvataggio di vite, episodi nei quali si manifestasse in modo evidente l'intelligenza di chi era protagonista, l'intelligenza di chi riesce a diciamo disorientare l'avversario, a creare le condizioni per imporgli di, come dire, di andare contro i suoi obiettivi prioritari. Episodi in cui, oltre all'intelligenza, doveva comparire anche un coraggio non da poco, perché molto spesso si tratta di affrontare avversari molto più forti e molto più potenti, e quindi bisogna avere il coraggio di accettare la sfida. Anna aveva cominciato a lavorare in questa direzione ed è un vero peccato che non abbia potuto arrivare a un risultato tangibile. Io credo che però quel testimone vada raccolto e quel lavoro possa essere continuato da chi in qualche modo abbia voglia di mettersi sulla sua scia e di raccogliere le indicazioni che sono contenute nel suo ultimo libro, ma le cui premesse sono rappresentate anche dagli altri. Grazie. Grazie Fabio. Il messaggio di Anna, salvare vite, è quello che raccogliamo. E oggi noi abbiamo voluto aprire una via e riprendere in mano le sue opere, nonostante le restrizioni di questi tempi. Molte associazioni torinesi che ci seguono in questo incontro prenderanno altre iniziative per continuare un lavoro che lei aveva condiviso con loro. Anna è sempre stata generosa con il suo tempo. Ha sostenuto progetti e attività, anche le più diverse, sul territorio e a livello nazionale, con le donne, nel campo della scuola e per la pace. E il suo messaggio noi appunto lo vogliamo raccogliere e quelle iniziative vogliamo continuarle. Ringrazio quanti hanno partecipato a questo incontro pieno di affetto per la nostra amica e vi saluto.